poi, signori, Rando qui con voi e quest'oggi siamo qui su Dark Souls 3. Come al solito vi invito a lasciarmi un commentino per dirmi ciò che volete. E madonna, non mi ricordo come si fa neanche più a registrare, è una vita che non carico video. Ragazzi, oggi sono qui carichissimo perché ho voglia di fare questa serie. Sono un miliardo le cose che ho voglia di dirvi e devo dirvi, ragazzi, ma tutto questo non lo farò in questa intro, ma lo farò appunto mentre giochiamo. Quindi direi di non aspettare troppo tempo e di andare a riposare accanto al falò e partire con il viaggio numero 5. Allora, vi dirò subito chiaramente, che la serie sarà impostata in questo modo. Farò parecchi tagli. Da oggi uscirà un video ogni giorno intorno alle 14:30 più o meno di tutti i giorni su questa serie. Quindi per chi è interessato e non ha voglia magari di perdersi un episodio ogni episodio, se non arrivano i feed o cose, voi ricordatevi che da oggi uscirà un video ogni giorno. È una promessa che vi faccio, sapete che io le promesse le mantengo, quindi io farò un video al giorno. Quindi cercate di non mancare. Detto questo, per tutti coloro che guarderanno il video e non hanno mai giocato a Dark Souls 3, non preoccupatevi che farò, ovviamente essendo un gameplay giocherò, ci sarà spoiler. Però cercherò di non spoilerare troppo, ovvero facendo tanti tagli. Non andrò a recuperare tutti gli oggetti del gioco, ovviamente non lo farò perché appunto diventerebbe noioso. Cercherò solo di fare una serie a scopo di intrattenimento, in modo da far conoscere, far vedere che questo gioco è davvero, davvero epico, raga. Credetemi, è epico. Credo che sia la cosa migliore, perché per chi dovesse essere in dubbio se comprare o no questo titolo, magari guardando i miei video senza vedere poi tutti gli oggetti dove sono e tutte le cose segrete, tutte le cose che si possono fare, non gliele spoilero, quindi credetemi, guardare i video è una cosa, poi giocarlo realmente è un'altra. E per tutti coloro invece che magari hanno voglia di passare un po' di tempo, perché magari con me, con i miei video, gli fa piacere passare qualche quarto d'ora, 20 minuti, lo può guardare e non si annoia perché magari sa già tutto del gioco. Questa è la cosa migliore secondo me, quindi ci siamo. Stavo già per dire altre 250 cose e intanto, allora, si parte subito, ragazza, si parte subito. Andiamo di qui. E andiamo a recuperare il primo oggetto. Anima di paladino valoroso. New Game Plus, sono al viaggio numero 5, quindi non so se è New Game Plus 4 o New Game Plus 5, perché il primo è il Game Plus alla fine. Detto questo, ragazzi, come vedete sto usando la falce del corvo, semplicemente perché ho voglia di provare a variare un po' con le armi, perché comunque usare sempre le stesse penso che risulti veramente, veramente noioso. Quindi credo che sia appunto carina questa cosa di appunto variare un po' con le armi, ma semplicemente appunto perché usare sempre le stesse armi è parecchio noioso. Detto questo, nient'altro da dire. Adesso andiamo a farci subito la prima lucertola che ci darà la scaglia di titanite, credo, o la titanite scintillante, non ricordo. Vediamo un po' quest'arma com'è, perché io di solito, oh, non scherzare, di solito sono abituato a usare gli spadoni, infatti già marato. Questa qua è, infatti, mi ha ripreso ancora. È un po' lenta, sto notando. Dai, fai il tuo attacco, bastardo. Ok, calmo. Sì, vai, vai, tranquilla. Attacco caricato 406. Le falci, ragazzi, dovrebbero, secondo, a mio avviso, potenziarle un po'. Intanto la telecamera se ne va dove vuole. Eccolo qua, vieni qua, vieni qui. E muore male. Yeah. Scaglia di titanite, niente di che, ragazzi. Ho notato che, a parte che a partire il colpo è molto molto lenta la falce del corvo, tra l'altro poi non fa neanche poi questi danni esagerati. Detto questo, ragazzi, ora abbiamo Gundyr cercherò di farlo fuori con i perri, praticamente. Però sappiamo che la prima volta che lo si incontra, Gundyr si trasforma in quella bestia là, posseduta, brutta, che poi ovviamente non gli si può fare più perri, almeno questo credo. Quindi cercheremo di fargli qualche perri in modo da farlo fuori, perché comunque è abbastanza forte. Poi adesso nel viaggio 5 sinceramente non so come sarà, come sarà. Intanto qua ci deve devo fare il salto che non becco mai al primo colpo. E in questo caso invece l'ho preso. Frammento di titanite. Tu muori male. Volevo usare lo spadone perché è molto più facile, però alla fine, oh,
con i parry è una cosa figa. Adesso io è un po' che non lo batto, sinceramente è un po' anche che non ci sto giocando, in tutta onestà, ma non è una scusa, è la verità. Quindi andiamo di parry, dai, proviamo coi parry e farlo fuori stando lì sotto quando si trasforma in quella bestia brutta. Iniziamo a togliere qualcosa. Ok, si è già incazzato, si sta già incazzando e ho paura. Gliel'abbiamo già fatto il primo. Madonna. Gli abbiamo fatto parecchio male. Qua ho sbagliato, ma di tanto, signori. Già me in panico. Già me in panico. Cosa? Non l'ho preso, raga. Altro parry da paura. E gliene facciamo di male, non è che... Non si scherza, ragazzi. Vedete che se fate il tempismo lo arate malissimo proprio Gundyr. A parry. Gli fai un male cane. Adesso si è trasformato. E adesso, ovviamente, la telecamera farà i suoi scherzi. E mi ha preso, giustamente ho sbagliato a schivare. Adesso... Cioè, signori, la telecamera non capisce più niente, sinceramente. Ma come ero in schivata? Dai che muori. Oh, porca. Ragazzi, qua bisogna stare lì sotto. Non fate come me la boss fight. E muore. E allora, bisogna stare lì sotto, ragazzi. Poi, ovviamente, se avete... Allora, vi spiego una cosa in Dark Souls 3. Se voi avete un'arma veloce contro i boss, tipo spada lunga, tipo spada oscura, queste robe qua, contro i boss, cioè, è molto, molto, molto meglio. Invece, contro... gli avversari, quelli normali, conviene avere gli spadoni, roba pesante, le alabarde, queste robe qua. Mazze o cose varie. Però ovviamente, come vi ho già detto, raga, ve l'ho detto tipo 45 miliardi di volte. Qua intanto avete l'anello del lupo a più 2 nel New Game Plus più, quindi tranquilli. Qua così invece è una zona che possiamo trovare giusto delle braci, se non sbaglio. Sì, qua. Eccolo qui, già la gangbang. Ma vuoi morire o no? Vabbè. Anima morente, madonna, attenzione. Super anime qua. E poi andiamo sopra di qui. Abbiamo la brace, come vi avevo già detto. Poi sopra di qui dovremmo avere anche qualcos'altro. Sì, qui così, un osso del ritorno. E poi, boh, basta. Dovrebbe essere tutto qua sotto, forse. Sì. A parte quel cane lì maledetto, abbiamo un'altra brace. La faccia del corvo, ragazzi, non shotta i cani all'inizio del gioco. Cioè, questo vi fa capire tanto. Eccoci qui all'altare del vincolo. È un po' come il Majula in Dark Souls 2. Andiamo a parlare con la nostra guardiana del fuoco. Ci dà il benvenuto, sì, ok, metti, e ci potrà far avanzare di livello. Inserisci la lama spirale e così via, ragazzi. Io direi adesso, prima di chiudere l'episodio, che comunque è introduttivo, vi voglio dire, raga, ditemi appunto qua sotto nei commenti, possiamo andare direttamente al muro del castello di Lothric e andare avanti, appunto. Potete dirmi nei commenti se apprezzate questa cosa, raga, io sono carichissimo, ho una voglia della Madonna di giocarci e così via. La mia lunga assenza, raga, è stata anche per il fatto che non sono usciti i giochi belli, che ho un sacco di impegni a mia vita privata. Mi avete scritto in tantissimi di ritornare, io non è che non ritornavo per chissà quale motivo, non avevo voglia tanto di registrare e non sono usciti i giochi che mi prendessero. In ogni caso, adesso questo qua mi ha preso veramente tanto, raga, io ci ho giocato un bordello, fate conto che ho circa 100 ore su questo gioco. 100 ore per molti di voi che magari sono dei nerd incalliti non è niente, ma per me è comunque tantissimo. Mura del castello di Lothric. Ah, ecco, adesso che vedo qua quei segni di evocazione, questi segni di evocazione, vi volevo dire una roba che ci tenevo tanto. Se volete, ditemi qua sotto nei commenti se avete, voi, anche voi Dark Souls 3, se avete questo gioco, ditemi nei commenti se avete voglia di fare un evento PvP, ovvero una roba magari dove possiamo benissimo incontrarci, magari ci diamo, vi dico io, faccio un video apposta, vi dico, ci troviamo qui, adesso ovviamente non qui per forza, da un'altra parte, dove io metterò una password, vi faccio vedere, basta andare in impostazioni,
spostarci qui, mettere connessione con password, vedete, cliccate qui e potete scrivere, che ne so, Giggle, beh, una roba del genere, voi vi salvate, ve lo ricordate, guardate il video, ve lo scrivete e poi così almeno troveremo sempre solo le nostre, i nostri segni di evocazione. Potete entrare nel mio mondo e facciamo un po' di PvP e così mi umiliate un po' e vi potete rivedere nel video. Detto questo, già parlato già un botto, quindi tu muori male, intanto qua andiamo avanti, te stai zitto, che è già rotto le palle. Andiamo a prendere questo oggettino, che è l'anima, capirai, un'anima. Andiamo avanti, ragazzi, skipperò molte zone in modo tale appunto da non spoilerarvi niente, soprattutto per chi magari lo sa già, non si annoia almeno. Vedete, si possono prendere tanti oggetti, ma io non li prenderò, quindi andiamo giù da basso e proseguiamo. Così almeno non vi annoiate e vedete un po' di gameplay magari carino che possa interessarvi. Ma vuoi morire o no? Questo è il più rompipalle di tutti, veramente. Cosa? Ha bevuto la Estus? L'avete visto? Non l'avevo mai visto bere la Estus, raga, veramente. Comunque con la falce si fa veramente fatica. Poi si chiedono perché i player usano sempre le stesse armi. Per forza! Non ha Hyper Armor. Non ha danno esagerato. Intanto questo mi arerà. Vabbè. Terry. 789. Non so neanche se ho l'anello del calabrone, sinceramente. Muori. Anima di paladino valoroso. Dammi gambali, nice. Beh, bene, 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 bene. No, ma no. Ma non volevo cadere. Intanto questo colpettino. Oh. Questo il colpettino te lo deve sempre dare, capito? Sono di una velocità dei rompicoglioni, guarda questi. Se non ci avete un'idea, oh mamma mia. Beh, in ogni caso, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo di qui. Andiamo avanti, tranquillamente. Beviamo la nostra bella Estus. Facciamoli male a questo. Questo intanto prova il suo affondo OP. Una cosa che mi sembra di queste armi, adesso non mi ricordo. Oh, non mi ricordo. Fanno danno, ovviamente meno in proporzione, ma fanno danno anche, vedete? Anche se tiene sullo scudo, perché sono armi ricurve. Guarda dove è scappata. Sta stronza. Me la sono presa. E vai. La gemma grezza, poi, tra l'altro. Niente di che. Intanto questo qua, se mi butta giù, muoio e mi viene da ridere. Vabbè, noi, sapete cosa? Ce ne andiamo, ma velocemente, ma velocemente. Ok, prendiamo la bomba nera. Ragazzi, gli episodi non so quanto li farò lunghi, semplicemente perché devo ancora vedere, appunto. Devo vedere. A me quest'arma qua piace, semplicemente con questo abbigliamento. Guardate che fashion. È solo per quello che me la sono messa, ragazzi. Poi per variare un po'. Sì, vabbè, ma vuoi morire o no? Ole, muori. Mamma mia, che palle sto tipo. Poi qua, raga, con quest'arma qua proprio una fatica, vabbè, fa niente. Qui abbiamo il fiore verde, sempre molto, molto utile. Qui abbiamo la spada di Astora. Sì, spada di Astora, perfetto. Boom, lo prendete, lo agrate. Vi mettete lo scudo, aspettate che fa il suo attacco del cazzo. Lo perreate. Però ovviamente lo dovete prendere, sennò gli fate un bel best. E siete a posto. Bene. Andiamo da lui. Dai. Un bel parry. I parry sono la cosa migliore contro questo qua, raga, credetemi. Ok. Tanto c'è qualcuno che mi sta tirando delle bombe. Non ho ancora capito bene chi è. Morto pure lui. Weapon art, che in questa qua fa cagare. Terry. Ancora non è morto. Ma muori. Perfetto, ragazzi. Allora, spada lunga, scheggia d'Estus.
Qui abbiamo un altro oggettino. E poi, ragazzi, adesso che ci penso, bisogna dimettere. Oh, occhio malvagio più due. Perfetto. Qua abbiamo sti fastidiosi. E qua abbiamo la chiave della cella, ragazzi. Che adesso andiamo subito. Vado a farvi vedere subito dove serve, appunto. Un altro oggetto dentro qua. Vediamo un attimo. Il frammento di titanite. Tra l'altro, ragazzi, sono tornato indietro di qui, appunto, per farvi vedere che sopra di qua c'è l'altro falò. Molto, molto, molto importante. Adesso vi faccio vedere che, appunto, potete andare con la chiave della cella. Facciamo fuori lui. Ok. Già mi ha rotto st'arma, ragazzi, non vedo l'ora di cambiarla. Nel prossimo episodio magari la cambiamo. Sì, vabbè, poi? Basta? Sì, va bene, ok. Va bene, va bene, va bene. 968 di repost. Ok, andiamo giù di qui. Abbiamo sto stronzo che ci tira la bomba incendiaria, ma siamo riusciti a prenderlo prima. Muori. Questo intanto tira i pugni ai muri. Muori. Qua abbiamo la spezzacorazze, lo spezzacorazze. Scendiamo giù di qui. E come vedete, ragazzi, abbiamo usato la chiave della cella e dentro ci troveremo Greyrat, il primo NPC. In lontano ci tira la campana, lui è un ladro, ragazzi, e ci dice che ci dà un anello da dare a Loretta, come vedete. Perché è la sua amica, adesso non ho capito. Esaudisci la richiesta, mi affido a te, l'anello della pietra blu, e lui si teletrasporta all'altare del vincolo. Ed è esattamente lo stesso posto dove ci teletrasporteremo noi in questo momento per andare a chiudere l'episodio. Nel prossimo episodio, ragazzi, non dimenticatevi che sarà domani alle 14 o 14.30, adesso più o meno quell'orario lì. Poi deciderò il prossimo episodio dove andremo a battere Vort della Valle Boreale e dopo andremo anche, proseguiremo appunto per l'insediamento dei non morti. Ma prima di chiudere l'episodio vi volevo far vedere che appunto Greyrat si è trasferito qui e ci dice che o salve, che piacere vederti, buona salute, è il momento di farci la mia parte. Qualunque oggetto ti serve basta che me lo dici. Intanto qua mi fa gesti a caso, cioè raga veramente non... Ma che cazzo, Steffa. Andiamo ad acquistare gli oggetti, ci dà, l'unica cosa che mi interessa in questo momento sono le braci e l'armatura di cuoio rinforzato. Goodbye, goodbye. Qua abbiamo la nostra ancella e tutto quanto. E niente di che, vediamo cosa c'ha da darci. Ci dice che gli dobbiamo dare la cenere. Lei intanto ha tre bracci. E basta, con questo episodio, ragazzi, è tutto. Vi invito a lasciare appunto un mi piace se vi piace questa serie. Partita con calma, ragazzi, ma credetemi, sarà una figata. Domani appuntamento fisso, come vi ho già detto, per un nuovo episodio. A questo punto non vi trito più. Penso che per questo episodio possa bastare. Da Random e Dark Souls 3 è tutto. Enjoy, ragazzi.